Sì, con grande soddisfazione oggi ho convocato questa conferenza stampa per annunciare a voi tutti, ma all'opinione pubblica in senso generale, che proprio martedì il TAR si è pronunciato in merito di una diciamo, sentenza che riguardava il dimensionamento scolastico, dove io come sindaco del comune di Oppito ho diciamo, contestato fin da subito in aula e successivamente con appunto, un ricorso al TAR. Il TAR ci ha dato ragione, quindi ciò dimostra che effettivamente quando io come consigliere metropolitano, ma anche il gruppo di Forza Italia in aula contesta o dibatte o discute su problematiche diciamo, inerenti la nostra città metropolitana, non lo fa per mero spirito di appartenenza politica, nel senso contrastiamo quelle che sono le proposte e le valutazioni della maggioranza, ma lo facciamo su dati obiettivi di fatto, tant'è che oggi appunto con la sentenza del TAR che ci dà ragione, è un momento di orgoglio e di soddisfazione. E poi non poteva essere altrimenti perché comunque io da sindaco ho dovuto difendere la mia comunità su quello che ritenevo uno scippo e una cosa ingiusta, anche perché quando io ero assessore alla provincia avevamo fatto un dimensionamento scolastico dove addirittura Tavola Nuova all'epoca si oppose proprio con un ricorso al TAR che aveva perso. E invece nel nuovo dimensionamento scolastico della città metropolitana è successo il contrario, ma è successo il contrario perché si voleva, come dire, aiutare o si voleva fare qualcosa a favore di un delegato della maggioranza. Giustizia, come vi dicevo, è stata fatta e finalmente noi siamo qua oggi proprio per gridare a tutti che, visto che anche tra le altre cose il TAR è entrato nel merito, nello specifico, riconoscendo a Oppito importanti e prestigiosi anche successi scolastici, quindi non solo le motivazioni che venivano addotte da loro perché non vi era stata la costruzione costruendo appunto l'istituto comprensivo, ma perché vi è qualità in quella scuola, vi è un punto di riferimento di tutta la fascia prespromontana che attrae anche altri diciamo, paesi limitrofi. Ci terrei veramente a ringraziare in maniera particolare tutta l'amministrazione comunale che ha collaborato alla stesura di questo documento e soprattutto ci tengo a ringraziare il legale dell'ente che ha fatto veramente un buon lavoro ed è riuscito a fare una grande sintesi su quello che noi avevamo proposto come cartaceo e quindi oggi veramente è stato ripristinato uno stato di fatto e la giustizia ha fatto il suo corso in maniera brillante. Beh, in particolare, nello specifico, anzi, che cos'era la diatriba? Cioè, qual era l'oggetto della diatriba? Allora, l'oggetto dell'ediatiba era che diciamo, con una delibera di Consiglio metropolitano dove si valutava il dimensionamento scolastico, con un colpo di spugna, con un tiro mancino, con un colpo maldestro, la maggioranza ha voluto togliere la presidenza che a tutti gli effetti aveva Oppito Mamertina per passarla a Tavola Nuova, adducendo delle motivazioni futili, tant'è che se oggi siamo qua a parlarne evidentemente era così. E quindi io mi sono dovuto difendere proprio per non vedere negato un diritto alla mia comunità e l'ho fatto in quella circostanza coinvolgendo ovviamente il gruppo di Forza Italia e il gruppo dei socialisti perché in quella circostanza solo quattro voti a sfavore di questa delibera di dimensionamento scolastico ci sono stati e gli altri ovviamente a maggioranza si sono dovuti adeguare e livellare a quella che è la volontà diciamo, della maggioranza senza però di fatto poi avere contezza di quello che stavano facendo. Sindaco, entriamo nel dettaglio dei numeri, così questa è la parte politica che ci ha raccontato, ma perché Oppido ha più diritto rispetto a Tavola Nuova, nonostante la popolazione di Tavola Nuova sia quasi il triplo rispetto a Oppido. Diamo esattamente i numeri in maniera tale che comunque sia chiaro a chiunque ci ascolta il perché di questa decisione. Quindi il TAR è stato, diciamo, a favore dei numeri poi. In questo caso specifico non parlavamo o non abbiamo messo sul tavolo delle valutazioni di densità demografica e di popolazione, dove ovviamente, come diceva lei, c'è una popolazione più del doppio rispetto a quella di Oppito, ma si parlava di popolazione scolastica. Quando all'epoca noi decidemmo diciamo alla provincia di dare la presidenza a Oppito Mamertina, era perché comunque ambedue le scuole sarebbero andate in
reggenza, perché essendo sottodimensionate sotto i 600 comunque dovevano andare in reggenza. Allora, per non perdere, come dire, un'autonomia scolastica, che cosa abbiamo deciso? Di accorpare ambedue le scuole. Ci è sembrato giusto in quell'occasione dare la presidenza a Oppido, perché Oppido aveva 580 alunni rispetto ai 600 minimo per poter avere la residenza, a differenza di Taurianova che ne aveva 380, quindi mi sembra ovvio che anche per questioni logistiche dei genitori che devono frequentare le segreterie degli stessi alunni, è più giusto che si spostino 380 verso quasi 600 e non 580 verso 380, quindi anche le motivazioni e noi portavamo avanti in quella circostanza non erano delle motivazioni, come dire, di parte, ma erano delle motivazioni obiettive ed oggettive che portavano, che cercavano di creare meno disagi anche alla popolazione scolastica in senso generale. Quindi purtroppo tutto questo invece nell'ultimo dimensionamento scolastico della città metropolitana non è stato tenuto in considerazione, però oggi siamo qua per gridare vittoria e per dire ancora una volta che giustizia è stata fatta. Grazie.